Luigi Pullici, responsabile del settore giovanile del Vallorco. Siamo qui per la presentazione di questo libro. Insomma, che cosa ci vuoi dire su questo inizio di stagione per quanto riguarda il tuo settore? Allora, questa sera è una sera, diciamo, memorabile per il Vallorco, anche per Antonio Cesarino, il nostro presidente, perché lo aspettava da tanto tempo questa serata per presentare questo libro di storia. La nostra stagione non ha avuto gli obiettivi dei regionali come speravamo, ma non abbiamo nemmeno forzato più di tanto. Le squadre sono tutte ben, diciamo, formate numericamente. I nostri mister hanno acquisito la mentalità del Vallorco, perciò direi che quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto in parte via. La mentalità del Vallorco in cosa consiste dal vostro punto di vista? Del Vallorco vuol dire non mollare mai, è la mentalità che ha adesso la prima squadra in queste ultime fasi, è quella di tirare fuori gli attributi, come si dice, come dice il nostro Cesarino, il nostro presidente, è quello di non darsi mai sconfitti e dare sempre il 101%. Questa è la mentalità del Vallorco. Quindi è questo il modo in cui state crescendo i ragazzi, l'obiettivo è quello di fare il lavoro anche didattico, immagino. Certo, adesso questa mentalità la devi inculcare piano piano, chiaramente non nei piccolini, nelle scuole calcio. Nelle scuole calcio si lavora molto sulla tecnica, si lavora molto sulla preparazione di gruppo e la mentalità bisogna invece iniziare dai giovanissimi, dalle nostre categorie 2099, che stiamo cercando di dare proprio questa svolta, di calcare un po' la mano su quello che è la filosofia Vallorco.